Benvenuti in questo tutorial dedicato ad Arcadia. Oggi vedremo come gestire quella che è l'unità di disegno. Una volta che io ho definito quello che è il mio progetto, vedete, ho inserito tutti quelli che sono gli elementi oggetto e ricordo infatti che Arcadia è un software parametrico dove io inserisco dei parametri di riferimento all'oggetto muro, porta o altro elemento da inserire, io posso definire quello che è importante anche una vista di progetto. Infatti, se andiamo a vedere qui, andiamo ad evidenziare gli assi della vista, questa qua è una vista di progetto dove io ho riportato tutti quelli che sono gli elementi di riferimento. Posso spostarmi anche da gestione progetto da una vista all'altra, piano terra e piano primo. Vedete, si attiva e disattiva la scheda dove io posso poi evidenziare quello che è il mio lavoro di riferimento. Nel momento in cui io vado a selezionare gli assi della vista, posso accedere alle proprietà della vista e da qui posso settare quella che è l'unità di disegno. Come vedete, io già ho settato l'unità di disegno in metri, quindi ho sviluppato tutto quello che è il mio progetto in unità in metrica. Posso scegliere anche il livello di dettaglio. Ovviamente, in qualsiasi momento posso scalare il mio disegno in unità in millimetri o centimetri in modo automatico. Ad esempio, se io adesso vado a cliccare unità di disegno centimetri, il disegno si andrà a scalare automaticamente. Vedete? Quindi io posso tranquillamente andare ad adattarmi in base alle esigenze. Tasto destro, proprietà dalla scheda di piano primo, proprietà vista. Ritorno nella stessa scheda di finestra di lavoro. Io posso settare quindi di nuovo unità in metri e fare ok. Automaticamente il mio progetto si fa a scalare, vedete, con l'unità metrica.